E se no, questo andava a letto, andava, non a letto, che non sarebbe andato. No, no, si accompagnava, sì, certo. Vado a pranzo con chi cazzo mi pare, ma difeso Esposito, Esposito era il PM del processo di lei? No. E non andrà a pranzo con chi vuole? No, perché lei è contagiosa, è macchiata, e cosa ha fatto? Ma è una cosa da pazzi, siamo di fronte alla caccia alle streghe su reati che non esistono, perché è impossibile che, tolto dare dei consigli amicali, che si chiamano consigli amicali, come quelli che posso dare a lei per evitare la barattolo, sì, certo, questo vale per chiunque di noi rispetto a una donna, guarda quella lì, stai attento, guarda quella lì, guarda quello che... Per il resto, una donna che arriva da Berlusconi, se vuole andare a letto con Berlusconi, va a letto con Berlusconi senza dirlo a nessuno. Se non vuole andarci, non ci va e lui non la forza. Se vuol fare poi anche quella che fa la virtuosa, perché va lì e si scandalizza di quello che capita in qualunque discoteca, è un'altra forma di idiozia del nostro tempo, ma è impensabile che la Minetti o Fede possano aver avuto una qualunque possibilità di influenzare le loro scelte. È impossibile. È assolutamente impossibile. Uno, quando arriva lì, vede in Berlusconi una fonte di bene materiale, televisivo, per cui valuta come comportarsi, ma non si consulta con la Minetti. Non è che vai da uno ricco e basta, e allora quella dice fai così, e quella prende il vantaggio dell'atto di prostituzione, che sarebbe la conseguenza dell'induzione. Siccome lui non è un ricco e basta, ma è un ricco utile, quando una ragazza che vuol fare televisione va da Berlusconi, decide lei se chiederglielo, se andarci a letto, ma non ha bisogno di consultarsi con la Minetti. Non c'è nessuna possibilità di influenza né di Minetti, e questo andrebbe detto in processo in maniera violenta, perché me lo devono dimostrare che è induzione. L'induzione è un interesse che uno ricava dalla prostituzione di un altro in un dato meramente materiale di scambio di denaro. Sì. Ma se tu sai che quello ha un nome e un cognome ed è una persona potente, e questo vale, quando Fini andava da Almirante, andava da Almirante perché si sarebbe garantito di diventare il capo del partito, non valendo un cazzo, come non vale un cazzo. Quindi che cos'era Fini rispetto ad Almirante? Era uno che traeva interesse dal potere di Almirante. E non è la stessa cosa, no, che cos'è altrimenti? E Rutelli, quando andava con Pannella, cosa faceva? Cercava attraverso Rutelli, attraverso Pannella, di avere uno spazio nella politica, che ha avuto. E allora dov'è il problema? È ineccepibile, come ineccepibile? Non se ne può più di questa robaccia, questi che la menano con l'Usi, cioè sono capi di un partito, e allora i soldi li devono avere, ma non per andare a puttane, ma per fare la loro campagna elettorale, non devono vergognarsene. E non si capisce perché l'Usi non doveva darglieli, cioè ha dei soldi di partito, per i rimborsi di partito, e se dice che gli ha dati i capi di partito, dice no, non se li ha dati. Allora con che cazzo hanno fatto le campagne elettorali? E se c'erano tutti quei soldi, perché non li hanno usati? Perché sono pazzi? Cioè vanno internati, vanno interdetti. Cioè io sono il sindaco di Firenze, ho il candidato sindaco, ho una funzione importante, sono il simbolo di una parte nuova della sinistra, e non posso avere 70.000 euro per la campagna elettorale. Ma perché? Quale sarebbe? No, non è vero, io non li ho avuti. No, questo si sbaglia, racconta balle. È sicuro che gliel'ha dati, ma non c'è nessun problema ad ammetterlo. Sono soldi fatti apposta per quello. No, dice, siccome noi non li prendiamo, perché non potevamo essere contaminati, e lui ce li aveva, allora devono riconoscere che è giusto che li spendesse così. Cioè, se io vengo a proporre dei soldi, e lei utente dice, no, non li voglio, non darmeli, a questo punto lui si cosa deve fare? Se li spenderà per i cazzi suoi. Ha fatto bene allora. Cioè, la conclusione è, o li hanno presi e hanno fatto quello che dovevano fare, o non li hanno presi e hanno creato una distorsione da cui deriva il fatto che, siccome questi soldi non li vuole nessuno, li spenderò per me. Quindi è la giustificazione perfetta per l'Usi. Io ho provato a darli, non li volevano, non li potevo mica buttare via, li ho investiti. Perché i soldi sono sporchi, ma sono soldi fatti apposta per quello, fatti per Enzo Bianco, fatti per quello lì sardo, come si chiama, l'ex ministro degli interni, fatti per Rutelli, fatti per Renzi, perché devono essere fatti? La Margherita erano loro, fatti per Parisi, no. Parisi, no, io anzi, guardi, faccio così, io per la campagna elettorale spendo solo dei soldi miei, anzi mi indebito, ma se ci sono, perché non li devi spendere? Ovviamente. Io non l'ho capito. Va bene, professore, buon ritorno, noi ci sentiamo. Comunque Esposito è un eroe, sì, è un magistrato che mi piace, ma lei mi sa dire chi è questo Esposito? Esposito è un PM che è noto. Ho capito, ma è un PM di quale processo? No, non c'entra niente con quello di Rubi. No, capito, mi spiegate che non può andare con la Minetti, magari veramente siamo alla cosa, come quando quell'altro, non so chi, c'era
l'ho difeso anch'io, Capaldo andò a mangiare con chi era andato a mangiare con Letta o con una cosa sì, c'era una roba del genere, sì. Sì, anche lì ha fatto un casino, che sembrava che fosse andato a mangiare col demonio. Si adombrano contaminazioni che poi in realtà non esistono. Questo vedo una bella figa. Allora, a parte che siccome lei è famosa, quindi posso vedere sul giornale, ma non sono mica venuto a sapere che è sotto processo. Certo. E sono un PM, vedo una bella figa al bar, la guardo, lei mi saluta, la saluto, sono gentile perché lei è una donna, sono un uomo e siamo persone così semplici. Certo. La invito, lei viene qua, mi dice le cose, signorina, viene a cena con me, sì, vengo. Lei non sa che tu sei un PM magari e tu non hai ancora capito che lei è la Minetti. Dopodiché arrivi a casa, apri il giornale, ho visto la Minetti, induzione, annullo il pranzo. Ma perché? Ma perché devo annullare il pranzo? Certo. Ma che cazzo dicono? Ma come, ora non può andare a pranzo con Lori del Santo perché la dava a chiunque alla sua epoca? Non capite? Lori del Santo la dava a questo, a quest'altro, anzi a un certo punto dice quello lì è così migranioso, mi regalavano un altro di soldi. Adesso questo, sì, sarebbe stato meglio che ci associo, non so chi mi desse 200.000 euro invece che un diamante. Sì. Naturalmente è una frase neppure scioccante, ma semplicemente che dimostra un certo interesse, certo, della persona, no? Certo, allora, certo. Se di fronte a quello uno dice non ci vado a cena, ma perché? Io conosco centinaia di donne mantenute che invece di essere troie di molti sono troie di uno, che è una condizione, cioè ci sono centinaia di donne che hanno sposato uomini ricchi e non ci vanno a cena. Non vado a cena con la Marzotto? Ehi. La Marzotto, la c'era la Mondina, è diventata moglie di Umberto Marzotto, ricchissima, ha portato il suo nome e la sua vitalità alla famiglia Marzotto e l'ha fatto per che cosa? Per amore della patria? Certo. Però non vado a pranzo con la Marzotto. Certo. Ma che roba è? Certo, certo. Devono smettere di rompere il calcio, cioè, non si può vivere una nazione di moralisti, di ladri, ma poi ladri, peggio del ladro Lusi, perché se Lusi è un ladro ha una finalità chiara. Gli altri invece si vergognano di quello che gli dovrebbe toccare e mi devono spiegare come gli avrebbero altrimenti spesi i soldi di Lusi. Mm. E se mi dicono che non sapevano come spenderli, lui ha fatto bene a spenderli come li ha spesi. Mm. Ah, bene. Professore, viva, evviva, evviva. Ci faccio le medesime domande alla Parietti. Così cercheremo di capire se la mia posizione, come sempre, come vede, è particolarmente prevedibile e convenzionale. Certo, sì. Perché io immagino quelli che diranno, ma il PM, in quanto PM, come se fosse un prete. Ma Don Gallo, eccolo, va a pranzo con le troie. Eccoci. Porca puttana. Andiamo. E io, PM, ecco, Don Gallo, per me, desposito. No, Esposito, siccome se la vuole trombare, Don Gallo non se le può trombare perché come dire, è fuori tempo massimo, ma c'è. Teoricamente allora Esposito forse se la vuole trombare, cosa comprensibile, sì, certo. Ma Esposito non lo può fare perché non è eticamente corretto, sì, che un pubblico ministero vada a pranzo con l'imputato di un altro processo. Ma che cazzo è? Un altro processo, a parte che può essere innocente, c'è la presunzione di innocenza, è una bella figa, non ho capito perché non dovrebbe andare a pranzo con lei. Mm-hmm. Sarebbe stato un coglione se non l'avesse fatto. Certo. Vabbè. Adesso lo faccio cercare e gli faccio i miei complimenti perché sarà coperto di imbecilli al travaglio. Di imbecilli. No, non diceva questo. No, dicevo gli imbecilli che travagliano. In generale, il concetto, imbecilli che travagliano. Che travagliano, indicheranno la sua immoralità manifesta. Allora, viva Don Gallo, ecco. Viva Don Gallo e viva tutte le troie del mondo. Ecco. C'è la libertà di fare le troie, lo facciano. Poi, è anche da discutere che la Minetti abbia fatto la troia. No, è pure da discutere, è una bella figa che ha pensato di fare la furba. Perché secondo me l'ha data anche di meno, cioè l'ha data a finalità precise, non è che la dà al primo Micci che trova, assolutamente, la dà a uno che le dà delle garanzie. Certo, e allora in certo. Questo probabilmente ha fatto un'operazione interessata. Interpellerò la signora Alba, sono le 13:09, la interpellerò su Don Gallo e le sue frequentazioni in comparazione a questa vicenda Minetti Esposito. Comunque parto da questo assunto. Sì. Che ogni pensiero che lei fa in una certa direzione possa essere ribaltato. Quindi se lei pensa male di Lusi, come pensava all'inizio di questa telefonata, cominci a pensare bene di Lusi. Bravo. E se lei pensa bene di Renzi, cominci a pensare male di Renzi, perché dal punto di vista antropologico non vedo differenza tra i due. Appunto. Non capisco perché uno deve essere un delinquente e l'altro deve essere un santo. Probabilmente uno è furbo e l'altro è fesso. Ma non saprei dire che lui sia più furbo e che sia più fesso. Infatti. È tanto per dire il mio teorema. Va bene, professore. In ogni caso le posso dire che se mi avesse dato
70 o 100 mila euro per la mia campagna elettorale, sì, per le, non per necessità private, non per l'USI, io l'avrei ammesso, non capisco perché non, anzi mi meraviglio che non li dia a me, a chi li deve dare? No, ma per lei fare una bella campagna elettorale dalli a me. Lei l'avrebbe ammesso perché li avrebbe spesi effettivamente per la campagna elettorale e non avrebbe avuto altre dedicazioni. Ma noi dobbiamo pensare che Renzi li dovesse spendere per che cosa? Che non avrebbe la faccia da che ha, li avrebbe spesi per la campagna elettorale, cioè, la sua aspirazione a fare carriera politica, e quindi non capisco, avrebbe avuto 70 o 100 mila euro in più, come avrà sicuramente avuto, e allora cosa deve dire? No, l'USI non doveva darmeli, doveva spenderli, ma non si esce da questo ragionamento, perché quei soldi avevano quella finalità, e il fatto che loro lo neghino giustifica l'USI, perché se ogni volta che lui provava a dargli dei soldi loro dicevano non darceli perché sono sporchi, anche se non lo sono affatto, lui a un certo punto ha detto io che devo fare, non li vogliono, questi santi, San Bianco, San Rutelli, San Renzi, non li vogliono, e io li spendo per comprarmi un appartamentino, almeno faccio qualcosa, certo, altrimenti sto qua a farmi delle seghe. Certo, certo, va bene, professore, evviva, a lunedì, un abbraccio grande, grandissimo, a lei. Arrivederci. Ciao, al nostro professore Vittorio Sgarbi.